Bene ragazzi da Sasha, allora oggi siamo in un laghetto sopra Scandicci, un laghetto privato, dove io qua mi metto sempre a storioni e carpe. Allora vi faccio vedere le canne che io ho messo. Ho messo queste due attrezzature, una l'ho messa a storioni, semplicemente a fondo con formaggino, senza galleggiante scorrevole, piombo e a fondo. Ci ho messo il sensore, ho messo il sensore bip, così almeno lo vediamo. E quell'altro l'ho messo a carpe, con la montatura ai chiudi rig, col boilies, ok. Aspettiamo un attimo, eccolo qua. Questo qua, e sinceramente mi sembra che possa piacere alle carpe, perché danno. Quindi ancora questo lago è la prima volta che sto provando ad andare a carpe col boilies, non l'ho mai fatto. Di solito pesco le carpe col formaggino direttamente perché mangiano pure quello. Quindi, boh, staremo a vedere questa mezza giornata di pescata che cosa ci porterà. E ci sono dei ragazzetti accanto a me che avranno, penso, 8 anni, 9 anni e stanno prendendo tartarughe, hanno preso una tartaruga. E tutta robina piccolina, ma a quanto pare hanno bisogno un po' di aiuto. Comunque io sto pasturando con le boilies e adesso vediamo cosa ci porta la pescata. Adesso cercherò di montare tre piedi e di filmarvi una cattura. Vediamo quello che possiamo fare, dai. Ci vediamo tra pochissimo. Ciao. Allora, abbiamo ricevuto la prima boccata seria, mi ha spostato la canna da terra, l'ho appoggiata per terra per facilitare la boccata, diciamo. Abbiamo ricevuto la prima boccata seria, ho visto il filo in acqua piano 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 andare in tirare e mi ha spostato la canna, il tempo di premere il rec per registrare e tirare su, ma l'abbiamo perso. Quindi attendiamo con pazienza la seconda boccata, yeah! Ora proverò a rilanciare, perché dopo due mezze mangiate fatte bene, adesso sembra che si sia fermato e ciò non va bene perché ho pasturato molto con le boilies. Quindi adesso proviamo a lanciare un pochino più a ore 11 perché è là che ho pasturato, l'ho tirato più a ore 10, probabilmente là è il punto che non è stato pasturato. Proverò a tirare esattamente dove abbiamo pasturato, forse riesco a farvi vedere una mangiata in diretta, aspettate. Allora, abbiamo sistemato la boilies, abbiamo messo il mais anche sull'amo per dare un po' di colore e un pochino più di attrazione e un pochino più di attrazione. Adesso speriamo qualche mangiata, ragazzi, perché qui sicuramente qua io sto vedendo arriva
carpe passare, quindi probabilmente la mia pastura. Quindi probabilmente allora, sta mangiando, sicuro come loro perché la sento, però ancora non ha mangiato bene. Quindi aspettiamo un altro pochino che ci sia la mangiata quella perfetta, la mangiata giusta. E sì, sta mangiando. Non capisco perché ci metta così tanto, perché la carpa succhia e basta, e mangia. Mi sa che questi sono i pesciolini che vanno a rompere il cazzo al mais. Sicuramente è così, sono pesciolini che vanno a rompere il cazzo al mais. Perché ci ho messo anche il mais e sicuramente sono loro. Sicuro, sicuro, garantito al limone che sono loro. Aspettiamo qualche altro secondo, se no proviamo a tirare su e vediamo che cosa esce. No, ci mette troppo, questa non è carpa. Infatti, si sono mangiati tutto il mais. Infatti. Allora, si erano mangiati tutto il mais e quindi era una pesciolina a rompere il cazzo. Abbiamo rimesso il mais, rilanciato, stanno dando di nuovo, ma sicuramente sono di nuovo pesciolini del cazzo. E abbiamo ripasturato con la boilies, con le boil. No, non sono pesciolini questi, perché mi sa che sono. Non so se questi sono pesciolini. E aspettate. Comunque, stanno mangiando, aspettiamo. Comunque ragazzi, un consiglio, se anche voi andate a fare questo tipo di pesca, mi raccomando, se scegliete un posto del lago, del fiume, che poi dopo un paio d'ore vedete che non abbocca niente, ragazzi, ma avete pasturato, vi conviene restare là, perché ormai la pastura c'è nel lago e avete pasturato là. Quindi immaginatevi il lago, tutto il lago. E in un puntino preciso c'è tutta una specie di alone che è la vostra pastura. Quindi dovete assolutamente restare là. Infatti ora vedete, io non ho preso niente, sono arrivato verso le 10 e mezzo. Non ho preso niente, sono mezzogiorno e mezzo. Però ora stanno cominciando a dare. Al contrario dello storione. Adesso cambierò punto, mi sposterò un pochino perché mi sa che lo storione qua o non c'è o c'è troppo caldo per lo storione. Quindi ragazzi, ci si becca dopo. Speriamo che ce la fa a registrare in tempo quando abbocca perché la vedo dura.
sono storione. Ragazzi, mi dispiace, ma la parte finale della pescata non si è vista perché è finita la memoria, e quindi però credo si sia visto lo storione in acqua. Cioè era uno storioncino di un metro e qualcosa, piccolino era, però una preda l'abbiamo catturata. Adesso ho perso un'altra mangiata di storione, il sonno è cominciato a suonare, però l'ho perso. Adesso ho lanciato l'ultima volta il tigre e ho posturato ancora con le bole, con le boles. Poi ora me ne vado, ragazzi, perché sono le 2 del pomeriggio e sto proprio morendo di caldo. Non ho niente sullo stomaco da ieri sera, né acqua né nulla. Bevo solamente una Monster e una Red Bull e fa troppo caldo, ragazzi, troppo. Sto ancora un pochino, poi penso di andarmene. A mani vuote non sono, perché uno strone l'ho preso. E le boilers, ho capito che non in tutti i laghi funzionano. Qua per esempio le boilers non sono, non è mangiare buono per le carpe, non sono abituate. I ragazzini dietro di me col mais hanno preso una carpa koi piccolina, piccolina, però l'hanno presa. Quindi penso che qui ormai siano abituate col mais e non con le boilers. Non è il lago giusto. Quindi ragazzi, a tra poco per la fine della pescata. Allora ragazzi, questa mattinata di pesca è finita, cioè, c'erano 38 gradi lassù e non ce la facevo più, sono venuto via alle 2:15 tipo, e ora sono in macchina, sto tornando a casa perché boh, mi sento veramente a pezzi, non ho fatto un cazzo ma sono stanchissimo. Abbiamo preso uno storione, poi tante abboccatine di qualche carpina, cioè abboccatine no, qualche mangiata di qualche carpina, ma nessuna boccata seria. Ho perso 2 storioni e ne ho preso uno, quindi giornata fa troppo caldo, ragazzi, per una giornata così è andata anche fin troppo positiva, pensavo peggio. Quindi ragazzi, per oggi è conclusa. La prossima volta, ragazzi, penso di andare a Siluri, e così almeno c'è uno youtuber in un commento del video che ho fatto vedere Rapalino Joe, che mi ha detto se per favore potevo fare un video di Rapalino Joe mentre ci pesco. Quindi penso proprio di andare a Siluri con Rapalino Joe. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, e lasciate i vostri commenti qui di cosa ne pensate, dello storione, anche se piccolino, ragazzi, dovrebbe vedersi qualcosa nel video. Un bello da Sasha, ragazzi, e grazie di seguirmi, vi voglio bene a tutti, e ciao, buona estate e ciao!